È un appuntamento storico per la comunità della diocesi di Trani, Barletta e Biceglie. Per la prima volta appunto nella sua storia, la prima in assoluto dopo l'unificazione, si tiene un sinodo diocesano. Come ci arriva a questo appuntamento? Ecco, siamo ora davvero nella fase, direi, di questo sentirci bisognosi di Dio, poveri, cioè abbiamo bisogno che il Signore ci sostenga in questa opera che è sua, perché parlare di sinodo, ecco, significa parlare di noi, questa nostra umanità in Cristo, e Cristo noi lo incontriamo e ci incontra nei sacramenti, nell'Eucaristia, per cui è opera sua il sinodo. Noi, per diventare nel mondo, nella realtà del nostro tempo, come Gesù che si dona, che si sacrifica per i fratelli, dobbiamo saper entrare nel mistero eucaristico e poi tradurlo nella vita concreta. Ecco perché invocheremo in apertura del sinodo lo Spirito Santo. Sì, celebreremo la messa allo Spirito Santo. E poi ci rivolgeremo a Maria, ci rivolgeremo ai santi, i santi patroni, i santi delle parrocchie, delle comunità consacrate, proprio per implorare che dall'alto, da Gesù risorto, che è stato inviato a noi dal Padre nel dono dello Spirito Santo, possiamo insieme camminare per un vero rinnovamento della nostra Chiesa diocesana, perché sia Chiesa, luce, sale, lievito. Sono numeri importanti quelli che riguardano questo sinodo, sia nel numero dei partecipanti ma anche per il tempo che verrà dedicato. Si è cominciato a lavorare già dal 2012, si arriva a questo appuntamento che continuerà per altri 2 anni. Sì, i sinodali sono 430 e sono l'espressione dei consigli pastorali parrocchiali, consigli pastorali zonali, dell'aggregazione del laicato, della vita consacrata, dei diaconi, dei presbiteri. E le sessioni che ci impegneranno sullo strumento di lavoro che è il frutto appunto del cammino di preparazione di 2 anni ci impegneranno in assemblee che noi prevediamo di poter concludere alla fine di ottobre, per rielaborare poi da parte mia tutte quelle proposizioni che mi saranno presentate, e mi auguro che il Signore mi conceda di presentare questa pastorale rinnovata nel libro sinodale nel prossimo 26 gennaio 2016, quando io celebrerò, se il Signore vuole, il 25° di ordinazione del mio episcopato.